Comandante Ashan, la risonanza Schumann è il 21 dicembre, tramite Jennifer Cochraert. Venerdì 20 novembre 2020, traduzione Lina Cappettini. Siamo grati per questa saggia domanda del tuo amico sulla risonanza Schumann. Potete intendere la risonanza Schumann come il grado in cui gli individui e la società sono ricettivi all'amore o bloccano l'amore. Sì, è vero che la stragrande maggioranza della popolazione umana è a disagio con una certa frequenza, 8 Hz. Questo perché le ferite e le paure che si portano dentro, da questa vita e da vite precedenti, così come le ferite ancestrali riportate, ne limitano le capacità di sentire amore. L'amore è disagevole per loro. C'è invece una certa qualità dell'amore, mista rabbia, paura, manipolazione, sospetto e molte altre forme di amore ferito con cui si sentono a proprio agio, semplicemente perché hanno familiarità con quel modello d'amore. È stato quasi cablato in loro. Quelli di voi che sono sul sentiero spirituale, che hanno lavorato per guarire le proprie ferite interiori, rilasciando idee limitate su chi sono e di cosa sono capaci, hanno una possibilità molto maggiore di sperimentare una vibrazione d'amore più raffinata, meno distorta. È per questo motivo che il tuo amico è più a suo agio quando la risonanza Schumann aumenta. In risposta alla sua domanda circa l'innalzamento della frequenza il 21 dicembre e dopo, chiariamo che la risonanza viene costantemente elevata, altrimenti non sarebbe in grado di raggiungere il picco di volta in volta, nel modo in cui è attualmente. Quei momenti di coesione emotiva sono creati da meditazioni di gruppo, puro intento, e da una predisposizione all'interno delle particolarità spazio-temporali di Gaia, che rende di più alla fisica quantistica, che di per sé è davvero solo una risonanza d'amore esponenzialmente rarefatta, di quanto possa essere trasmessa attraverso il nostro canale. È un modo interessante e adorabile di inquadrarla, di cui non sono sicura di aver sentito parlare prima. Voglio segnalare che ho un po' di paura su dove andrai dopo e sulle capacità di questo canale di non distorcere le previsioni del futuro. Perché non ti rilassi e lasci che fluisca? Poi vedi di valutare come ti senti quando hai viaggiato attraverso le parole, invece di temere le visioni che stai attualmente ricevendo. Ottima idea, molto motivato da parte tua. Ci proviamo. La convergenza armonica del 21 dicembre assemblerà una bolla di energia quantica intorno a Gaia stessa e a tutti coloro che vivono dentro e sopra di lei. Sarà il collasso del continuum spazio-temporale che sta per finire mentre parliamo. Questo momento sarà tenuto in amorevole coscienza da tutti i galattici incaricati dell'ascensione di Gaia, il che aggiungerà naturalmente una grande quantità di amorevole risonanza armonica all'evento. Il risultato di ciò sarà un'impennata della risonanza Schumann e successivamente una caduta, poiché la risonanza armonica o la vibrazione che creerà all'interno di ogni persona potrà essere sperimentata come un orgasmo d'amore che poi frantumerà il senso di sé, come precedentemente inteso per ognuno, così come tutte le cicatrici che tenevano insieme la propria armatura emotiva. Per questo fatto è probabile che vedrete una grande variazione nel campo della risonanza. È nostra intenzione che questo si stabilizzi ad una frequenza media più alta rispetto al passato. Ora, era così male? Te lo farò sapere il 22 dicembre.
La pubblicazione di previsioni è un'attività molto rischiosa. Ci vorrà più di un giorno perché questo si svolga e ci vorrà più o meno un decennio perché ciò che sta per accadere si stabilizzi sul vostro pianeta. Ciò non significa che ci sarà un decennio di caos, ma significa che ci sarà un decennio di ricerca dell'anima, revisione e ricreazione. Non può essere altrimenti. Avete viaggiato il più lontano possibile lungo il percorso su cui vi trovate, senza distruzione di massa. È un pensiero allegro. Veramente, Jennifer, abbraccia questo decennio. È come il primo decennio nella vita di un bambino. Non c'è mai stata tanta esplorazione, creatività e cambiamento nella vita come ci sarà in quel primo esilarante decennio. Veramente è un tempo per essere in forma durante questo periodo. È un onore inimmaginabile. Grazie, Ashan. Penso che ci fermeremo lì per oggi. Con una nota meravigliosamente alta. Sì, è nostro piacere. Nota di Jennifer. Ho personalmente pensato che, come il 21 dicembre 2012, la maggior parte delle esperienze sembrerà bypassare noi fisicamente. Ashan prega di differire. Sembra considerare vitale il fatto che sia sentito, ma ciò che non è chiaro è se ciò verrà percepito da una versione superiore o più sottile di noi stessi e poi si diffonderà nei nostri corpi mentale, emotivo e fisico, o se lo sentiremo davvero fisicamente. E per quanto riguarda se sia o non sia il 21 dicembre 2020, beh. Io personalmente non voglio nemmeno pensarci. Voce narrante Marina.